Si rinnova la tradizione natalizia della Misericordia di Pistoia. Anche quest'anno nel parco di Via Bonellina, insieme presepe e alberi, accoglieranno chi entra in città con luci e colori. Sono già diversi anni che facciamo il presepe e l'albero. Lo facciamo volentieri, prima cosa per ricordare la Natività, quindi la Misericordia è un'associazione che deve ricordare anche questi valori. E l'albero deve, diciamo, un po' manifestare anche il Natale, diciamo la figura per eccellenza del Natale è l'albero e il presepe, e come ci diceva prima il sindaco, ci fa piacere aver fatto questa bella realizzazione da parte di alcuni nostri confratelli, in particolar modo Riccardo e Enrico, che tutti gli anni si adoperano per fare questa bella realizzazione. È anche il primo albero che si trova entrando in città, per cui diciamo la Misericordia è molto felice di accogliere i suoi concittadini che entrano in città vedendo questa realizzazione. Ma il presepe è diversi anni che lo facciamo qui, e questo grazie anche al contributo di Nevio Di Marco, che ci ha regalato queste statue bellissime, e poi insieme al contributo dei Romiti Di Marco, che ha fornito le piante, che è molto bello perché diciamo creano l'ambiente adatto. È sempre stato innato, si può dire, nella Misericordia il discorso del presepe, come ce l'abbiamo anche nella nostra chiesa dentro il cimitero proprio dell'istituzione. Anche lì l'ho fatto, c'è un presepe più piccolo logicamente, però molto bello, è una cosa che mi appassiona e mi ha sempre appassionato. Abbiamo fatto anche quest'anno la fornitura di queste piante particolari a questo bellissimo posto verde della Misericordia, dedicando questo angolo prima dell'entrata della città a qualcosa di bello e di particolare, mettendo delle piante altrettanto particolari, palmizie e piante ancora subtropicali, per dare il senso proprio del posto della Natività del nostro Signore. Entrando a Pistoia, la prima porta è questa, e vedendo questa illuminazione fa sì di rincuorarci veramente lo spirito, anche se siamo in momenti un po' particolari, ma ci aiuta a affrontare ognuno di noi i nostri problemi quotidiani.